Poracci, questo è lo spirito giusto. Moss è stato il più veloce di tutti, ma la vera sfida era trovare il titolo più bello in assoluto e devo dire che vi siete dati da fare. Borby e la terra plagiata, Elder Poglio, Elden Car e Prepare to Ya Edition sono solo alcuni dei più belli. Continuate così e andiamo avanti. Direttamente dal gruppo Telegram. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con 4 giorni di ritardo. Oggi è tempo di unboxing e, con colpevole ritardo, andremo a vedere la Tacticians Limited Edition di Triangle Strategy. È strano perché su YouTube non ne parla quasi nessuno, nonostante sia uno dei titoli di punta della lineup di marzo di Nintendo Switch, cosa che comunque non ha impedito alla Limited di raggiungere già prezzi folli su eBay. Si sa, in Europa i JRPG se li filano in pochissimi, ne stampano poche copie e anche su Switch tendono a diventare molto ricercati tra i collezionisti in poco tempo. Quindi se in futuro non volete perdervi edizioni del genere, entrate subito nel gruppo Telegram dove ogni volta segnalo tempestivamente queste offerte. Molti di voi hanno recuperato la Limited proprio in questo modo. In ogni caso, questa Tacticians Limited Edition vale il prezzo che costa? Rispetto alla Limited di Octopath Traveler, è migliore o peggiore? Risponderemo a queste e anche altre domande nel video. Prima di tutto però vi invito a smettere di giocare a JRPG e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi ovunque, anche sui social dove non ci sono. Trovate tutti i link in descrizione. Ho detto tutto, iniziamo! Partiamo ovviamente dal box esterno. La prima cosa particolare che balza subito agli occhi è la busta esterna che protegge la confezione. Si tratta di un incarto ben più grande della Limited, quasi fosse stata rimediata da un'altra Collectors, e non è neanche rigida, quindi al massimo proteggerà dalla polvere, ma di sicuro non dagli urti. Sempre meglio del box esterno della Limited di Dread, che si sfaldava solo a guardarlo, ma un passo indietro rispetto alla cover plastificata di Octopath Traveler, decisamente più elegante. Quindi togliamola subito per osservare meglio la confezione. Octopath ci torna utile per confrontare le dimensioni della Tactician e più o meno in quanta grandezza siamo lì. L'idea è quella di presentare il gioco in un finto tomo e l'unica dimensione in cui differiscono le due Limited è la profondità. Triangle presenta una confezione decisamente più snella. Questa volta però il protagonista assoluto è l'artwork sulla cover frontale, che in modo molto elegante attraversa la costina laterale e sfuma anche sul retro della confezione. Qui troviamo, come è lecito aspettarsi, nella parte superiore un altro artwork dedicato sempre ai protagonisti del gioco e 4 screen in game che presentano le peculiarità del titolo. È un po' un peccato che si sia data priorità esclusivamente all'inglese e al francese, mentre a volte tutti gli idiomi del PAL multilingua vengono rappresentati sulla confezione. Non c'è l'italiano, ma se non altro così l'impaginazione risulta molto più ordinata. Ovviamente questa è la versione italiana, il bollino blu lo trovate sul codice a barre, solo che come con tutte le Limited Nintendo, le versioni europee sono multilingue e presentano un unico box pensato per le varie regioni. Infatti all'interno il gioco avrà il triangolo rosa, che indica il Multi 5, e non quello blu, che indica il PAL ITA. In ogni caso, la seconda metà del retro del box è dedicata al contenuto della Limited. Abbiamo il box ispirato al diario di Orlaea, che immagino sia un oggetto in game, il gioco ovviamente, la steelbook, che almeno da qui sembra avere uno sfondo eccessivamente colorato, quasi lisergico, un mazzo di carte da gioco, un set di 6 dadi personalizzati e un poster a doppia faccia che però non è mostrato. Mi fa ridere il fatto che è dall'annuncio di questa Limited che non sappiamo cosa rappresenti il poster. Nei primi screen veniva semplicemente mostrato un telo nero col punto interrogativo, qui se non altro lo hanno omesso completamente. Però come scelta la apprezzo, meglio avere un artwork definitivo all'ultimo minuto piuttosto che design finalizzati mesi prima, come accadde con la Limited di Smash Ultimate che presentava un roster a cui mancavano gli ultimi personaggi ad essere stati annunciati poco prima dell'uscita del gioco. Comunque, box elegante, dimensioni giuste ma non esagerate e una Limited che si presenta nel modo corretto. Vediamo ora il suo contenuto. Ed eccoci poracci arrivati al momento più importante, l'unboxing vero e proprio. Io mi sono anche munito di
tagliolino non si sa mai se dovesse presentare qualche malintenzionato, e direi di procedere con lo spacchettamento. L'apertura non è niente di complicato, siamo lontano dai fasti della Limited di Octopath Traveler. Questa è la forma a mo' di diario che veniva accennata nel retro della confezione. Design carino. E cerchiamo di capire come si apre questa seconda parte. Eccoci qua. Questo invece ricorda tantissimo, anzi è proprio lo stesso, la Limited di Octopath Traveler, perché abbiamo una sorta di apertura e chiusura magnetica che va poi tra l'altro a inserirsi proprio dove c'è stampato il sigillo di questo quaderno, di questo diario, e garantisce l'accesso al contenuto della Tactician's Edition. E vediamo da cosa veniamo salutati. In primis c'è subito la steelbook, che avevo definito eccessivamente lisergica. Confermo che c'è qualcosa che non mi fa impazzire in questi colori, ma devo dire che l'artwork è una figata e rende tantissimo questo stile simil manga. Non so se c'è effettivamente un termine preciso per indicare lo stile, diciamo così, disegnato a mano, però molto molto figo. Questo è Serenoa, questa è Frederica, conosco i nomi dei personaggi, sono preparatissimo, queste altre due non mi ricordo assolutamente come si chiamano. Dietro abbiamo un po' il simbolo concettuale di tutta l'operazione, ovvero la bilancia, perché ricordiamo il gioco si incentra principalmente su un sistema decisionale che cambia le sorti della narrativa. E all'interno della steelbook abbiamo un niente, giustamente, ma come sfondo ci sono, diciamo, tutti i modelli in pixel art delle varie unità che incontreremo sul campo di battaglia. Un'idea carina, forse non super innovativa, mi sembra di averla già vista da qualche parte, ma insomma si sposa perfettamente con lo stile del gioco. Steelbook promossa, mi piace, e mi rimangio in parte l'impressione non proprio positiva che mi ha dato all'inizio guardando il retro della confezione. Poi abbiamo il gioco vero e proprio. E questo però devo dire una cosa, ragazzi, questo artwork mi piace nettamente di più di quello proposto sulla steelbook, mi sembra più semplice, più essenziale e lascia anche molto di più all'immaginazione, non lo so, lo apprezzo tantissimo, ma in generale tutti i disegni che rimandano all'identità grafica di questo progetto secondo me sono spettacolari. Non so chi sia l'artista che si cela dietro al design dei personaggi e degli artwork promozionali, ma bellissimi. Ovviamente il retro è PAL multilingua, perché questa qua, come ho detto prima, è un'edizione uguale per tutto il suolo europeo, quindi anche se prendete una Limited comprata in Italia scordatevi il triangolo blu. E andiamo a togliere lo strip Nintendo, facendo sentire male i collezionisti duri e puri del Sealed, per vedere cosa ci sarà all'interno di questo Triangle Strategy. Ma in realtà già lo sappiamo, ci sarà soltanto la cartuccia di gioco e l'immancabile foglietto di avvertenza contro l'epilessia, esclusivamente in francese. Poro prediction giustissima, infatti abbiamo il libretto esclusivamente in francese, lo metto a fuoco, va bene, e poi la cartuccia di gioco PAL europea e nient'altro, come da tradizione Nintendo, che ormai ha abolito, diciamo, da due generazioni, o no, anzi una generazione, i libretti di istruzioni. Qui però l'artwork sullo sfondo è molto figo e rimanda poi in realtà sempre alle key art dei singoli personaggi, ma essendo bello la prima volta è bello anche la seconda. Lo spazio è utilizzato in modo abbastanza intelligente e per me è promossa la confezione, forse anche di più dell'interno della steelbook. Questo è esattamente quello che troverete in una confezione PAL ITA del gioco, cioè nulla, se non addirittura qui abbiamo in più il foglietto per le avvertenze contro l'epilessia, ma solo in francese. Ma ora, è finito qua il contenuto della Limited? No, non credo proprio, perché come ogni collectors che si rispetti è fatta di anfratti segreti, doppi fondi e pezzi di cartone da togliere, e vediamo cos'altro ha da offrirci. Togliamo il primo divisorio e arriviamo subito al posterone misterioso, che ricordiamo non è ancora mai stato mostrato nelle immagini promozionali. Tutto questo mistero per proporre alla fine di nuovo lo stesso artwork che troviamo anche in copertina. Fortunatamente è l'artwork che preferisco. I poster non li appendo più da
10-15 anni in cameretta, quindi direi che questo qua rimarrà all'interno della Collectors. Comunque è un plus apprezzatissimo. Oh, ma l'altro lato, ecco, questo è molto carino. Questo in realtà riprende quello che abbiamo visto all'interno della Steelbook, ma lo organizza in modo molto più convincente. Se non altro si vedono molto meglio i vari modelli. E carino. Sempre un di più apprezzato. Niente di imprescindibile, però ci stanno anche i Chocobo, pazzesco. Capisci che è un gioco Square Enix quando ci stanno dei pennuti da cavalcare. Passiamo alle carte da collezione brandizzate da collezione, le carte da gioco brandizzate Triangle Strategy. Eccole qua. Farò una cosa proprio da anticollezionista, ma sono qua anche per farvi vedere il contenuto della Limited. E le aprirò, ragazzi, questo affronto incredibile al collezionismo mondiale. Vediamo un po' gli artwork, come rendono su queste carte. Carte da poker, bellissime, bellissime, ci sta. Queste probabilmente, tra l'altro, hanno rimpiazzato il classico artbook all'interno delle Limited. E vi devo dire che, lo sapete ormai, io ne ho un po' le tasche piene degli artbook tutti uguali tra di loro, che molto spesso presentano, sì, delle cose fighe, però il formato è sempre lo stesso, alla fine i bozzetti sono sempre gli stessi. E, non so, almeno questa volta è proposto in un modo alternativo molto, molto figo. Sì, di sicuro abbiamo meno informazioni rispetto a un artbook classico. Ecco Federica, l'asso di cuori. Tra l'altro sarebbe bello conoscere un minimo la lore del gioco per capire se effettivamente le carte sono state affidate in base anche al ruolo e al carattere del personaggio. Per esempio la regina di cuori, non so chi sia, né il re di cuori. Poi abbiamo il Joker, ad per regardare. Non parlo francese, mi dispiace. Abbiamo anche un cameo da Elden Ring, pazzesco. Però insomma ci sta. Rispetto a un artwork tradizionale abbiamo molte meno informazioni, molti meno bozzetti preparatori. Però che vi devo dire? Ci sta. E poi possono sempre avere la loro utilità. Non si sa mai, ci scappa la pokerata molesta e non avete carte a portata di mano. Basterà comodamente tirare fuori la Limited Edition di Triangle Strategy e recuperare le vostre carte da gioco. Pazzesco. E ultimo, oh, pesantissimo, ultimo bonus contenuto di questa Limited, questa Tactician Limited Edition, la sacchetta con i sali minerali. No, dovrebbero essere i dadi. Questi sono 6 dadi imbustati singolarmente, non me l'aspettavo. Hanno tutti quanti i numeri romani, però mi sembra che poi ci siano anche degli artwork specifici su ogni dado. Ad esempio questo qua, non so se si vede, ha quella che sembra essere una freccia. Va a sostituire il 6, attenzione. La freccia è posta al posto del 6. Ogni dado ha un artwork specifico che, non so, magari rimanderà alle fazioni di gioco oppure a determinati personaggi. Tra l'altro, questo purtroppo non posso farvelo capire, ma i dadi sono parte ruvidi, ma anche pesantissimi. Sono fatti di un bel materiale, non è plasticaccia. Sono anche, non lo so, sono fatti bene, sembrano anche dipinti a mano. Anche in questo caso, per carità, non è utile di per sé e si discosta un po' da quello che troviamo di solito all'interno degli standard a cui ci hanno abituato le Limited, che poi standard che ci abituano sempre di più a non considerarle come Limited, ma semplicemente delle riproposizioni tutte uguali tra di loro di brand diversi. Ho apprezzato il fatto che ricordi nella forma e nelle intenzioni quella di Octopath Traveler, però ve la devo far vedere un attimo, ragazzi, quella di Octopath Traveler, perché in realtà ci feci un video secoli fa, ma tanto non l'ha visto nessuno. E secondo me questa rimane nettamente migliore perché ha una caratteristica che a questa qua manca. Oltre ad avere tutti i vari bonus tipici delle Limited, come il gioco che qui per esempio non c'è, la mappa eccetera eccetera, e la moneta, aveva anche una caratteristica che a questa qua manca. C'è una sezione di diorama che però si sposano perfettamente con lo stile dell'HD2D che contraddistingue Octopath Traveler e che rende poi Triangle Strategy una sorta di successore spirituale di questo gioco. Quindi
Secondo me hanno fatto bene a inserire degli oggetti molto particolari che di sicuro non troveremo all'interno di altre Limited, però gli manca quel guizzo geniale che invece contraddistingueva la Limited di Octopath. La Limited è promossa, però la sensazione che si poteva fare qualcosina in più. Però allo stesso tempo ben vengano delle collector che hanno qualcosa di diverso dal solito da proporre, perché ormai tra le steelbook e gli artbook tutti uguali tra di loro, secondo me c'è un appiattimento generale di queste limited collectors, o come le volete chiamare, che in realtà di limitato, di unico e di speciale hanno veramente poco, se non il prezzo che poi uno le va a pagare. Vi vale 100 euro? Dipende se siete appassionati di JRPG, se siete per i collezionisti, se siete appassionati del brand, ma 100 euro non sono pochi, di sicuro, vi posso dire questo, il prezzo maggiorato io non ce lo spenderei mai e diventa una follia da collezionisti. E questo, poracci, era l'unboxing della Tacticians Limited Edition di Triangle Strategy. Vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate. L'avete comprata? State giocando a Triangle Strategy? Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video e anche una nuova live. Tenetevi forte perché ci sono parecchie novità in arrivo. Voi comunque, in ogni caso, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Triangle, Michele Strategy. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Cioè, incredibile, non ho fatto neanche un errore. Che ci metto alla fine? Miremo contro.